Salve a tutti, sono la parte in sedia. Ciao Stefano. Allora, sì, scorsa parte c'era sì, io di Scilla contro Shun, sì, Shun di Andromeda e era del Pacifico, esatto, sì. Adesso abbiamo l'Oceano Indiano con Krishna di Krizao contro Shiryu Dragon, sì, infatti adesso c'è tra poco, ma quindi il terzo general lo vediamo a parte Sorrento, che l'abbiamo visto prima dell'inizio della saga. Krishna un general che mi piace molto, è, ma molti significati spirituali. Diciamo che l'unico che usa un'arma? Sì, se no, diciamo che potremmo anche considerare che anche i pezzi dell'armatura di Scilla lo siano, e il flauto lo potrebbe essere, però... sì, diciamo arma, di sì. Diciamo che lo posso usare, sì, come arma. Infatti. È un po', infatti, è un po' come il Shura del Capricorno, cioè è quello con l'arma superiore che trafigge. Infatti, guarda che è ovvio, naturalmente. Sono tutti calibrati per andare contro quello giusto con cui devono andare. Okay. Ecco, la colonna dell'Oceano Indiano. Okay. Sì, allora, tra l'altro... あ、待ってな。クリシナ。俺はドラゴンの。聞くまでもあるまい。何?名前など聞いたとしても無意味なことだ。数秒後にはこの黄金の槍、ゴールデンランスによってお前の命は絶たれているのだからな。汚れ切った地上を清め、新たな世を築こうとするポセイドン様に立てつく邪悪な奴だよ。 このクリサオルが成敗してくれるわ。Allora, praticamente, allora il suo nome ha due. Allora, sì, allora la sua scale, la sua. Allora, esatto, la sua scale rappresenta Crisaur, che è uno dei figli di Poseidon, e infatti lui dice che probabilmente, appunto, Crisaur aveva, se non sbaglio, anche, ecco, Flashing Lancer, una delle sue tecniche, e, sì, la lancia, anche mitologicamente, mi sembra che questo figlio avesse questa lancia che gliel'aveva data Poseidon, in pratica, quindi... E questo personaggio... Infatti è uguale a quella che c'ha Poseidon. Beh, sì, esatto, cioè, non è proprio quello, però è una lancia molto potente, e questo... questo generale marino è molto simile al God Sense del Capricorno, che ha la spada Excalibur, eccetera, e infatti, cioè... avversario Shiryu, eccetera, questa lancia potentissima che dice in grado di trafiggere. Infatti questa lancia la chiamano Golden. Sì, allora la lancia si chiama Golden Lance, e poi il suo colpo, quello, e poi il colpo con cui, no, allora si chiama Mara. Sì, allora la lancia si chiama Golden Lance, e va bene, l'attacco con cui la usa e trafigge innumerevoli volte il nemico, così, si chiama Flashing Lancer. Poi il suo attacco, quello supremo, eccetera, il Maharo Cinica, lo vedremo dopo. Comunque, eh sì, anzi, l'enciclopedia di Senseiya diceva che quando assume quella posizione del Maharo Cinica, la sua barriera che crea è potente quanto il Kan di Shaka, praticamente. Quindi, dicevamo che, allora, Krizaur, appunto, il figlio di Poseidon, che ha questa lancia donata dal dio dei mari, eccetera, quindi un'arma potentissima, molto simile al concetto di come fanno intendere nell'anime di Excalibur, donata da Atena, eccetera, eccetera. Poi, ecco, eccolo, guarda qua, Maharo Shimi. Vabbè, sì. Allora, a Krizaur abbiamo detto il figlio di Poseidon. Poi abbiamo il suo nome.
Il suo nome è Krishna. Krishna è una figura. È la dea. Allora, no, sì, è una divinità indiana. Allora, è una delle divinità più importanti dell'induismo. Praticamente è una figura molto simile al Gesù Cristo della religione cristiana. Perché è un avatar di Vishnu. Praticamente è. Gli avatar nella tradizione induista sono delle incarnazioni di divinità. Aspetta, Vishnu mi sa con le mi pare che non è. Non mi ricordo se la, comunque è la divinità, il dio supremo dell'induismo, Vishnu. È proprio. Vishnu se non sbaglio è mica quello là. Non ne sono sicuro, mi pare di no. Può essere. Comunque, Vishnu comunque è il dio supremo della mitologia. No, non mi pare comunque. Delle reincarnazioni. Non ha quell'aspetto. È semplicemente è il dio supremo. E Krishna è un suo avatar, cioè una sua incarnazione, una sua personificazione umana. Quindi è molto simile al concetto di Gesù Cristo. E, in pratica, quindi, lui non a caso ha questo nome, perché nell'arco della battaglia lui fa intendere tutto il discorso che noi ci troviamo nel Kali Yuga, cioè in quella che chiama l'era di Kali, cioè l'era negativa. Aspetta, lui se lo sbaglio questa la mostra per il Kali Kundalini. No, stiamo divagando due cose diverse. Allora, fammi spiegare tutto perché è un personaggio con un background abbastanza complesso. Allora, lui dice che ci troviamo nel Kali Yuga, cioè nell'era di Kali, cioè l'era dell'oscura, quella dove l'umanità è in una fase di negativa, di guerra, di rovina, eccetera, eccetera. Lui si riferisce, per non a caso si chiama Krishna, che appunto, se pensiamo che è simile a Gesù Cristo, lui dice che deve nascere una nuova era dominata dal bene, una rigenerazione dell'umanità, tramite però un apocalisse, quindi, no? Quindi un concetto molto simile. Sì, allora, infatti lui dice che Poseidon ha come scopo, non è negativo, perché il suo scopo è purificare l'umanità, fare una sorta di apocalisse, eliminando tutto il male dalla terra e rigenerando l'umanità, il mondo terrestre, in una nuova era di pace, di prosperità, cancellando la vecchia era precedente, no? Infatti lui dice che appunto è l'inizio di una nuova era e che sarà Poseidon a portare finalmente un mondo positivo, eccetera. Perché appunto è tutto anche il discorso del suo background induista. Quindi Felice deve passare l'era, la Kali Yuga, l'era di Kali, e venire a questa nuova era, lui che origina quindi l'avatar della divinità suprema, eccetera. E che è molto. Cioè, che se ci pensiamo, c'è tutta questa serie di discorsi collegati, perché lui è. La sua armatura, la sua scale è quella del figlio di Poseidon, come Gesù Cristo è il figlio di Dio, e Vishnu in qualche modo è un avatar, ma è come se fosse in qualche modo. Ma sai cosa sembra? Tipo la controparte di Dio. Sì, ma lo è. Tra i Marina, allora. È buddista, sì, infatti. Allora, tra i Marina lui è insieme sia la controparte di Shura del Capricorno che di Shaka della Vergine. Perché? Nella sua abilità del Maha Roshini legata al discorso spirituale, adesso tutti la cosa dell'energia Kundalini, eccetera. È simile a Shaka nell'utilizzo dell'arma, arma che trafigge ogni cosa, che colpisce, non può, dice, riesce a colpire qualsiasi malvagità, eccetera. È sempre il concetto di Excalibur. Quindi invece il discorso dell'energia Kundalini lo vedremo dopo, perché poi lo dice, quindi non c'è neanche bisogno di spiegarlo adesso, poi lo spiega dopo. Comunque, ecco, tocca allo Shoryu A adesso di Shiryu. Però c'è solo una cosa. Sì. Il fatto che Shiryu non avrà l'armatura d'oro. Sì, ce l'ha, però per un attimo poi se ne libera. No, lui si toglie dell'armatura forte. Sì, perché non vuole nascondersi dietro la resistenza della Gold Clock, vuole vincere col suo cosmo, perché dice che non riesce a portare. Che lui se mi sembra, sai perché? Ha l'armatura d'oro, un attimo, lo scudo. Tutto, per un attimo c'è tutto, però. Che gli spezza la non gliela riesce a spezzare lo stesso, perché non gli basta, deve raggiungere un cosmo ancora più alto e risvegliare Excalibur e portare alla massima potenza, perché quella lancia è potentissima, è come la stessa Excalibur, non è così semplice spezzarla. Quindi poi, però anche quando ci riesce, comunque Krishna non è ancora sconfitto, è ancora fortissimo, ancora difficile, cioè tanto che lui dice Atena dammi un miracolo, perché per riuscire a vedere i suoi, ecco. Possiamo spiegarlo adesso, lui, vabbè. I suoi manta.
Sì, allora lui praticamente usa l'energia Kundalini sprigionata dai sette chakra. Sette chakra sono questi centri energetici disposti in una linea retta che passa al centro del corpo verticalmente, e ognuno di questi sette centri energetici è legato a un aspetto dell'esistenza più o meno materiale o più o meno spirituale. E da lui attinge questa energia, il suo cosmo è l'energia Kundalini, quindi è l'energia dei suoi chakra che Shiryu deve riuscire a colpire i chakra per impedire il flusso di questa energia, sì, e impedire che il Maro Shinji lo continui a colpire. E quindi per riuscire a vedere questi punti deve usare, deve avere un, cioè che Athena gli conceda un miracolo per vederli, perché si sta accecando. Sì, e poi con l'Excalibur li colpisci, cioè senza avere l'Excalibur sarebbe stato molto difficile, cioè. Qui comunque il Maro Oshini, che praticamente vuol dire barriera spirituale, una cosa così. È appunto il suo... Comunque questi sembrano quasi come sì, no, ma sono... Sì, vabbè, ovvio che poi le varie... Cioè, i vari anime così si rifacciano agli stessi concetti, però sono proprio i chakra. Anche Naruto si rifà quel concetto lì dei chakra, eccetera. E... quindi... nel senso, infatti si dice a loro si chiama mantra, ma si chiama cosmo. Sì, ma no, il mantra, vabbè, l'energia Kundalini, l'energia Kundalini, che è un concetto dell'induismo molto importante, cioè è l'energia sprigionata dai chakra, cioè l'energia spirituale dell'uomo, infatti che sia sempre il cosmo in sensei ha perfettamente senso, perché la cosa è quella. E quindi beh, lui ora Shiryu si rende conto che la lancia è potentissima, che deve raggiungere un cosmo anche superiore al livello medio dei Gold Saint, cioè deve riutilizzare Excalibur, raggiungere un cosmo elevatissimo per riuscire a spezzare la lancia, anche dopo poi per colpirlo, eccetera. Quindi... ma si vede il filmato che parla tante cose? Sì, sì. Allora, okay. Poi... tra l'altro Krishna è fortissimo, probabilmente uno dei generali, se ci sono distinzioni particolari di forza, comunque è uno molto forte. Diciamo che quando Kanon dopo parla delle condizioni di Shiryu, perché pensa a quanti e quali dei protagonisti sono ancora in grado di combattere, eccetera, dice: Shiryu ha combattuto contro uno forte come Krishna, sicuramente non si reggerà in piedi. Quindi anche Kanon, persino Kanon che è così potente, riconosce quanto Krishna sia forte. Vabbè, sì, però, ma Paolo, anche Shaka di Virgo era uno dei più forti e stava a metà più o meno, quindi... vabbè, Virgo era il sesto... a metà, precisamente a metà. Allora, appena fatto il primo scontro, adesso c'è la seconda scontro. Eh sì, adesso c'è la scenetta, tutto, sì, sì. Solo, solo, Indo, wataste kureru. Kurae, Golden Lance! Sege, Dragon! Waga inochi no tate yo! Che ovviamente riesce a trafiggere anche lo scudo, perché come c'era riuscito Excalibur, un'arma potentissima, quindi sì, sì, esatto. Sì, esatto, gli dice adesso è il momento di usarla. Tu ormai sei diventato anche tu un cavaliere d'oro, devi usare la spada Excalibur, e che sei in grado di farlo ormai. È l'unico modo per... quando c'è la finestra di Dragon. Dicono questo, esatto, sì, sì. Invece questo dono. Eh sì, perché si è accorto che, cioè, Shiryu era un sense di valore che lui non aveva saputo essere, perché nonostante sapesse del sacerdote non aveva avuto il coraggio di opporsi, eccetera. Soprattutto, ecco, adesso combatte contro Lucene per uccidere la ragazza. Sì, esatto, sì. Ecco, infatti era questo che mi ricordavo. Sì, sì, cioè, ha bloccato perché è diventato lo scudo resistente. Sì, cioè, la lancia non riesce a spezzare lo scudo, ma neanche lui riesce ancora, perché deve usare Excalibur al massimo per farlo.
La lancia infatti non è riuscita a penetrare lo scudo, se non di poco forse. Però è... Questa cosa del corpo a livello di un Bronze Saint non l'ho mai ben capita, nel senso che la forza di un Saint dipende sempre dal suo cosmo, quindi non importa quale corpo abbia, importa la forza, però è come dire che forse non è ancora... Non è ancora abituato ad avere un cosmo così potente il suo corpo, praticamente. Sì, sì, vabbè, perché esatto, non dice... Se ti pari solo di... Dici, non mi posso difendere... Vedi, ecco, non ho ricevuto solo la Gold Cloth. Sì, non solo l'armatura, ma anche la spada, quindi devo bruciare il cosmo come un Gold Saint, eccetera. Più che altro, lui dice, non mi posso nascondere dietro l'armatura, perché io sprigiono il mio massimo cosmo solo quando mi privo dell'armatura, che... mi metto completamente a rischio, no? Ma questo valeva anche ai tempi dei Gold Saint, eccetera, quindi... Anche? Sì, diciamo, no, lui quando usa il colpo di Excalibur gli taglia anche la parte di sopra della scheda. No, ma nascondo battaglia, lui dovrebbe essere senza armatura. Sì, però non hanno fatto il costume senza quel pezzo di sopra. Allora c'ha anche la lancia, dovevano farlo proprio con un altro stile di combattimento, con senza il pezzo di sopra, e che usa solo le cose di energia, eccetera. Invece la fanno fatto uguale per non dover fare due personaggi diversi. Scusa, mi sono personaggio principale con le informazioni. Ovvio, perché quello senza armatura di Shiryu già ce l'avevano. Krishna aveva fatto due volte e fatto anche la versione senza armatura. Che invece di usare, vabbè, potevano farlo solo come... Potevano farlo senza armatura sopra e che usava comunque la lancia, vabbè, cioè. Nel senso, però è come Shun, quando non ha l'armatura è come Shun. No, così è come Shun che quando non ha l'armatura nel gioco gli fanno comunque usare le catene, ma almeno lo fanno senza armatura. Questo qua potevano fare questa cosa con... Esatto, gli davano lo stesso la lancia in mano, ma senza l'armatura, però. E... perché se non gli dai la lancia gli devi cambiare stile di combattimento come fa un altro personaggio. Però invece così... E invece no, dicevo che appunto lui adesso Shiryu cerca di risvegliare. Ecco, vedi, gli dice dell'era della purificazione, eccetera. Invece Shiryu dice devo risvegliare Excalibur e tutto. E... comunque penso che la cosa che dice del corpo di un Bronze Saint significa che non è il suo corpo non è ancora abituato ad avere un cosmo potente come un Cavaliere d'Oro, cioè ha percorso troppo i tempi, cioè è passato da essere così debole a essere così potente, il suo corpo non si è ancora abituato, probabilmente il concetto è quello. Ecco, ma Roshini che pian piano lo fa diventare cieco, a Shiryu lo accetta sempre di più. Per quello che sembra quasi come l'abbandono sulla cosa. Sì, vabbè, sì, non è che più che altro è una... perché Mara Oshini è una luce fortissima. Sì, sì, e quindi lo... con quella luce lì... con quella luce lì lo acceca un po'. E poi in realtà no, lo acceca veramente in modo... cioè, definitivo. Lui questa... la vista non la riacquisterà più, perché nella saga di Hades quando va negli Inferi, ma prima non l'aveva ancora. Quindi ma perché ovviamente questa perdita della vista è ben peggiore di quando si acceca nel contro Argor di Perseo, che poi se la porta dietro, eccetera, perché è una tecnica di uno a livello di un Cavaliere d'Oro che colpisce proprio gli occhi con la luce, è ovvio che te li brucia, cioè con un, è un colpo di massimo livello. Vabbè, no, però qua proprio ti acceca definitivamente. Ma è ovvio, ma è un classico, perché in fondo fa perdere la vista, cioè i colpi dei Cavalieri d'Oro spesso facevano perdere i 5 sensi o alcuni tra i 5 sensi. Vabbè, sì, relativamente, però è molto... quello là è una cosa temporanea, questo qua tende a far perdere la vista perché è un attacco di molte volte i colpi, diciamo la velocità della luce o cose del genere, anche alle 12 case privavano di tutti i 5 sensi o di alcuni dei 5 sensi, no? E questo colpo priva della vista. La musica di Sorrento diceva che toglieva i 5 sensi, quindi più o meno simile. No, sì, sono... adesso devo fare Kaisa di Limnades. No, vabbè, tu l'hai già finito.
Pensavo dovessi invece ancora finirla per quello. Sono la saga di. No, sono la saga di Hades. Alla saga di Hades a pezzi. Facendo poi cerchi. No, 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 sono già all'inferno. Non c'è niente di battaglia, cosa ci vuole da lì? No, quanto ma poche, non lo so, a tutte quelle che ci vogliono tranne gli Spectre, idem lì. L'inferno anche, quindi non c'è niente nell'inferno. Più o meno. Sì, 5 forse un po' di più al santuario, l'inferno un po' di meno, che non ci sono personaggi. Vabbè, con due personaggi in cui. Comunque la, quella lì l'ha presa e visto che ha fatto la presa, quella che l'ha impalato con la lancia, e questo è il colpo flashing lancer, lo dice anche. Infatti ora gli chiede il suo nome, che all'inizio non gli interessava, perché dice tanto morirai subito, invece vede che è un avversario alla sua altezza, allora dice meriti di far conoscere il tuo nome. Vabbè, sì, tanto ci arriviamo col gioco anche per questo. Non sbaglio il prossimo. Sì. Ma non lo so di preciso, cioè pensavo fosse già in questo mese, invece non c'è stato nulla di particolare, però io non, cioè può darsi che poi se devono annunciare qualche nuovo gioco lo facciano anche poi quando c'è il Jump Festa, quando ci sono quelle fiere lì, vedremo, cioè si spera bene comunque che ne faranno un altro. Akiramaru nante anata rashiku nai dewa arimasen ka? Tachiagaru no desu. La seconda mi pare. Nella seconda parte è la seconda volta. Seinto toshite no tsutome o hatasu. Esatto, sì, sì. Sì. E qua è quasi game over, raga. Sì, hai visto che gli ho fatto adesso poi lui come attacco Big Bang c'ha proprio Excalibur, che la usa proprio come Shura. Sì, è proprio fatto bene. Ma infatti, cioè, ma non è che cioè ne erano capaci, Cioè ci mettono il dialogo di Capcom, non vuoi che ne rimettono come fatto. Come sacro attacco. Sì, io, cioè, in questo gioco qua c'è sempre il timore che glielo mettano solo come scenetta, cioè non si sa mai, Fanno sempre le cose come capita. Che fanno a risparmio per fare meno cose, possibili dover fare meno, programmare meno cose. Infatti. Esatto, sì. Sì, ma adesso gliel'ha usata, diciamo, non ancora al massima potenza, adesso poi quando farà l'attacco Big Bang col risveglio del cosmo sarà al massimo. Sì, adesso dragone la poi vedi che non ce la fa. Sì, no, tenta
tenta di colpirlo mentre lui sta usando il Maroshin, sia con la rosa Shoryu-A sia con la rosa Yuishio, quello che vola verso il nemico. Ma anche se il suo cosmo è potente come un God Sent, non è in grado di colpirlo perché quella barriera è resistentissima, è come il Kami di Shaka. Quindi deve colpirlo con qualcosa che supera il normale attacco di un God Sent, cioè Excalibur. Infatti l'ha detto, deve usare il potere di Excalibur. Adesso ormai ci siamo, cioè al prossimo giro ci siamo. あなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。負けてはいけません。あなたは希望。この地上に生きるすべての人たちの。 Eh sì, esatto, adesso proprio così abbiamo visto anche la frase che diceva durante le risveglie del cosmo al massimo, eccetera. E adesso qui si può dedicare il corpo in più. Il Nirvana è la condizione ultima che a cui dovrebbe portare la meditazione secondo la cultura comunque buddista, forse anche in lingua se non sbaglio. Ma un po' sì, comunque vorrebbe dire il concetto dell'annulla, cioè che con la meditazione si diventa uno con il tutto, no? Quindi quell'annullamento sì, con l'universo, con l'esistenza, cioè ci si annulla nell'uno che è il tutto, cioè molto simile alla filosofia platonica, no? Neoplatonica dell'antica. Sì, diciamo che in maniera più alta di cosa, ma il concetto, cioè diventi un tutt'uno, cioè ti annulli come coscienza, diventi parte della coscienza universale. Ecco Excalibur, proprio sì, diciamo di sì, ma in realtà è l'illuminazione, vuol dire l'illuminazione massima del buddismo, cioè quello proprio lo stato di unione col tutto e di rinuncia quindi alla propria ego, alla propria identità, per diventare, come dire, in qualche modo diventi Dio, nel senso che diventi unito col tutto. Comunque hai visto come ha usato Excalibur nello stesso modo, cioè quando l'attacco poi è stato uguale a quando lo usa Shura, proprio uguale. Sì, adesso vabbè, esatto. Esatto, e tra l'altro, dato che qua nel caso di Shiryu nel gioco l'avevano già fatta per i Freezing Coffin, non è come nelle altre colonne che vedi che fanno un movimento strano e la rompono senza far vedere l'arma in mano, qua la vedi. Sì, quello sì. Ecco, adesso la corte della bilancia e adesso vedrai che l'arma la impugna, perché... Sì, ma ce l'ha Bianchi, vabbè. Comunque l'arma la impugna perché avevano già fatto il modello 3D per il Freezing Coffin. Sì, 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 l'energia Kundalini l'ha cercato, sì, però deve colpire la colonna. Eccola, con la spada, perché questa scena è la stessa del Freezing Coffin. Vabbè, a parte quello, però è la stessa scena del Freezing Coffin, l'hanno ripresa pari pari, ma mica si sono sbattuti a far vedere a Shun con in mano il Triple Rod o Seiya con in mano lo Shield, cioè hanno fatto una scena che non si capiva niente, per non dover disegnare quelle cose. Eh sì, lui non è neanche un Bronze Saint, quindi fallo
lo scudiero, diciamo. Dici che sei il facchino dei bronzi 6, niente ragazzi, vi ho da parte, ciao. E ciao ciao. Sì. E abbiamo visto che nella prossima casella c'è già qua. Poi vedremo perché. Ciao ciao.